siamo un po' atipici nel panorama delle manifestazioni che hanno quella parola comics and games a fianco. Parliamo di cose che sembrano, ma perché una volta un nostro critico ci fece, siccome abbiamo un'edizione più ludica, più divertente, diciamo, che si svolge a Lecce, un nostro amato, uno che ci critica sempre, ha detto: finalmente si torna a parlare di fumetti a Full Comics, perché l'edizione di Lecce è dedicata esclusivamente ai fumetti, facendo un po' di critica sul fatto che andiamo a toccare argomenti. Invece ritengo che è un'occasione, di fiere di fumetti ce ne sono tante, quindi voglio dire, non è che noi siamo indispensabili ad arricchire il panorama di quel genere di manifestazioni. Siccome abbiamo delle competenze diverse, ci piace metterle in campo per cercare di unire dei mondi, metterci a disposizione del mondo artistico professionale per far diventare il mondo artistico veramente professionale. Un professionista, come diceva il dottor Giordano, che fa il fumettista o il disegnatore, lo sceneggiatore, che non sa, che prende di punta una situazione a livello verticale, come la chiamo io, tanto per semplificare, che va a scontrarsi col proprio editore. Poi può essere primicero editore che conta nulla, però se è Disney o Bonelli diventa un problema, ecco. Quindi ritengo che sia assolutamente importante, ripeto ancora una volta, conoscere e avere consapevolezza e buon uso di tutti gli strumenti a disposizione per salvaguardare e per esercitare la propria professionalità. Prego. Io sono un po'... metto sempre la mia bocca e tutti i discorsi. Prima Ivan ha detto una cosa correttissima della mediazione, istituto che io sostengo sia come mediatore ma anche come avvocato, che è uno spazio in cui le persone possono parlare e vengono ascoltate, ma vengono ascoltate profondamente. Ricollegandomi alle neuroscienze, è proprio un piacere essere ascoltati. È stato dimostrato che parlare di sé, quando si vede che l'altro ci ascolta, attiva gli stessi centri neuronali che si attivano con l'orgasmo. Quindi quando ognuno di noi parla di sé a qualcuno che lo ascolta, quindi il mediatore, è proprio un piacere a tutto tondo. Era una centina. No, è molto interessante. Almeno per quello andiate in edizione. Esatto. C'è anche l'effetto psicologico di affidarsi al terzo, il cosiddetto effetto Hawthorne, non so se si chiama così, ma ho sentito. Praticamente il fatto di sentirsi più tranquilli di affidarsi a un professionista esterno. E quella è l'importanza dell'avvocato in mediazione. Esatto. Che si è preparato. 88% di chiusura con accordo, nessun orgasmo per il devo almeno dire che te l'abbiamo detto prima, che non me l'hanno detto quantomeno, perché se no la Camera di Commercio lo pubblica. Pubblica anche il numero degli orgasmi la Camera di Commercio, fantastico. A proposito di Camera di Commercio, è importantissima questa notizia per chi si sta interessando alla mediazione, o per chi è già mediatore, per chi vuole saperne di più. Quale luogo migliore per poter approfondire davvero con una full immersion questi temi che il Forum Nazionale dei Mediatori, la cui 11ª edizione si svolgerà proprio alla Camera di Commercio Piazza Mercanti 2, zona del Duomo, martedì 17 giugno dalle 9 alle 14. ICAF è l'organizzatore per la Lombardia di queste edizioni, perché il Forum nasce a Roma, alla Camera dei Deputati, per idea di Irene Gionfrido e Gianmario Battaglia. Ivan Giordano è il responsabile per la Lombardia, nonché membro direttivo dell'osservatorio sui sistemi alternative ADR, diciamo. Per iscriversi è gratis, però bisogna prenotarsi, bisogna scrivere un'email a federicafullin@istitutoicaf.it e se prendete il foglio, ecco, avete tutte le istruzioni, o se no andate sul sito forumnazionaledeimediatori.it.